La regina che ha privato il principe Andrea dei suoi titoli militari e dei suoi patrocini reali è stata bollata come brutale da un commentatore reale. Buckingham Palace ha annunciato oggi che il duca di York ha perso i suoi ruoli militari onorari e il patrocinio reale mentre combatte un caso di sesso civile negli Stati Uniti. Andrew nega le accuse contro di lui. Una fonte reale ha aggiunto che il secondo figlio della regina non userà più il suo stile di Sua Altezza Reale, reagendo al drammatico sviluppo, il commentatore reale Peter Hunt ha twittato, brutale. I Windsor hanno dimostrato che quando l'istituzione è minacciata, la conservazione dinastica ha la meglio sulla carne e sul sangue. L'emittente televisiva Jeremy Vine ha fatto eco a Mr. Hunt, pubblicando, Buckingham Palace sta iniziando a sembrare ancora più brutale del partito conservatore. Punto. L'ex presentatore di Good Morning Britain Piers Morgan ha scritto, totale umiliazione per Andrew, ma ha solo se stesso da incolpare e molto peggio verrà se continuerà a cercare di sottrarsi a qualsiasi responsabilità riguardo alle gravi accuse contro di lui e la sua relazione con Epstein e Maxwell. La baronessa Hoy ha aggiunto, Sua Maestà la regina agisce come al solito nel migliore interesse del Regno Unito. Nessuno può essere responsabile del comportamento di un membro della propria famiglia e la mia simpatia va a Sua Maestà a livello personale. Nigel Cawthorn, autore di Prince Andrew, Epstein, Maxwell and the Palace, ha dichiarato, sembra che il palazzo stia esaurendo la pazienza con il principe Andrew. Il segnale che la raccolta di prove al Juffer ora sarebbe iniziata sul serio. Ha chiaramente innescato la spogliazione dei titoli e delle funzioni di Andrea, la mossa rappresenta la completa rimozione del duca dalla vita reale ufficiale. Una fonte reale ha affermato che la questione è stata ampiamente discussa con la famiglia reale e che gli incarichi militari sarebbero stati ridistribuiti ad altri membri.